Affermare di aver fatto un viaggio in Svezia visitando solamente Stoccolma non è corretto. Per conoscere meglio questo stupendo paese bisogna spostarsi almeno un po' sul suo territorio. Certamente 15 giorni non sono molti, ma sono stati comunque sufficienti in questo viaggio a visitare Göteborg, la seconda città svedese dopo Stoccolma, a spostarsi lungo la costa meridionale per raggiungere i tipici villaggi di pescatori, aver dedicato almeno 4 giorni alla bellissima capitale Stoccolma, navigando sul lago Mälaren e all'interno dell'incredibile arcipelago. Poi, semplicemente guidando, spesso in quasi totale assenza di traffico, è stato possibile ammirare stupende foreste punteggiate qua e là da laghi azzurri che spesso con la loro bellezza ti obbligano a piccole soste, permettendoti così di respirare sempre di più questa singolare atmosfera scandinava. Tutto contribuisce a conoscere sempre un po' di più questo territorio. Anche le semplici soste alle stazioni di servizio nelle campagne, sempre rigorosamente in legno, ben curate con piccoli ma accoglienti giardini. Qualche pernottamento in alcune località all'interno del paese è però indispensabile per conoscere ed imprimere nella nostra mente, con maggior tempo a disposizione, alcuni aspetti che altrimenti ci sfuggirebbero. Per questo motivo, nel mio viaggio ho scelto di pernottare alcune notti in 2 piccole cittadine. Granna, situata sulla riva sud-orientale del grande lago Vättern, e Kalmar, affacciata sul Mar Baltico davanti all'isola di Åland nella parte centro-meridionale della Svezia, entrambe interessanti per alcune loro particolarità. Granna è un paese della Svezia con 2.553 abitanti, sorta su una sponda del lago Vättern, proprio davanti all'isola Visingsö, alla quale è collegata da un ottimo servizio di traghetti. Il paese è divenuto ormai famoso anche oltreoceano per i suoi polka gris, il tradizionale bastoncino di zucchero bianco e rosso aromatizzato alla menta, spesso ricurvo per essere appeso all'albero di Natale, che proprio qui fu inventato nel 1859 da Amalia Eriksson, che mantenne segreta la sua ricetta fino alla sua morte. Le caramelle sono disponibili in una varietà di forme, dimensioni e colori, ma i bastoncini aromatizzati alla menta rossa e bianca rimangono i classici polka gris originali, per i quali il villaggio riceve ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Kalmar, invece, è una cittadina con poco più di 35.000 abitanti, situata nella regione dello Småland, nel sud-est svedese, affacciata sul Mar Baltico, di fronte all'isola Åland, alla quale è collegata grazie ad un ponte di ben 6 km, uno dei ponti più lunghi d'Europa. La sua maggiore notorietà le viene dalla bellissima e possente fortezza nei pressi dell'antico porto. La fortezza di Kalmar, meglio conosciuta come Castello di Kalmar, è un possente sistema di difesa svedese del 1200, sempre coinvolto direttamente o indirettamente in tutte le vicende storiche svedesi fin dalla sua costruzione. Il suo ruolo più importante è stato nel 1397, quando proprio in questo castello fu proclamata l'unione di Kalmar tra Danimarca, Svezia e Norvegia, voluta dalla regina Margherita I di Danimarca. Dopo danneggiamenti per guerra e incendi, andato poi in rovina nel tempo, è stato completamente restaurato e riportato quindi, per la gioia dei visitatori, al suo pieno splendore. Oggi, all'interno del cortile d'ingresso, vengono organizzate diverse manifestazioni turistiche e le sue sale sono messe a disposizione dei visitatori per poter ammirare gli splendidi arredi, quadri e suppellettili, tavole apparecchiate, il tutto insomma per far capire meglio come si svolgesse in quei tempi la vita all'interno del castello. Granna non ha rilevanze artistiche o architettoniche, ma ha una sua importanza storica per quello che riguarda i voli in mongolfiera. Il paese è noto infatti in tutta la Svezia come il più grande centro di voli in mongolfiera, tradizione legata all'esploratore locale Salomon August André, al quale è dedicato il museo locale.
Sotto questo aspetto, Kalmar invece può offrire qualcosa di più al turista, essendo la più antica città marinara della Svezia. La Stortorget è la piazza centrale, cuore della vita amministrativa, dove sorge al centro la Domkirkan, la cattedrale barocca a pianta centrale in stile romano. All'interno si trovano grandi stemmi barocchi ed il bellissimo pulpito di provenienza tedesca. Ad est, all'angolo con la Stortorget, si trova il vecchio municipio, edificio in stile impero, oggi trasformato in albergo. Seppur molto differenti tra di loro sotto molti punti di vista, una cosa in comune le due cittadine pur tuttavia ce l'hanno. Lo stile costruttivo delle case, un inconfondibile aspetto tipico svedese. Lungo la strada principale che attraversa il borgo di Granna, possiamo apprezzare vecchie case di legno del XIX secolo, mentre sulla collinetta che sovrasta il paese, in zona panoramica nei pressi della chiesa e del singolare cimitero molto particolare e ben curato, possiamo visitare un museo all'aperto, costituito da vecchie costruzioni del XVII secolo, ancora regolarmente abitate, completamente in legno e perfettamente conservate come erano all'epoca. A Kalmar questo aspetto lo possiamo invece trovare nella Gamla Stan, ovvero la città vecchia al di là della ferrovia. Un quartiere costituito da vecchie case in legno variopinte, con i rispettivi giardini ben curati ed anche qui perfettamente conservate nel loro stile singolare, che costituisce uno degli aspetti più fortemente caratteristici di questo paese scandinavo che è la Svezia.